L'attacco di Brainiac aveva ridotto il mondo in macerie. Migliaia di vittime e sfollati. Quando il presidente Kane mi ha chiesto di coordinare l'emergenza, non ho potuto rifiutare. L'incarico, tuttavia, mi ha imposto di cedere la guida della Justice League a Barry e Al. Insieme stanno addestrando giovani eroi per creare la squadra più potente nella storia della Terra. Ma non sono uscito del tutto di scena. Dietro le quinte mi sono preparato al ritorno di Superman. Cal aveva giurato che sarebbe evaso dalla zona fantasma. Sarei stato ingenuo a non credergli.